Allora, questo è il Tour dell'Italia. Antonio Condorelli è un bravissimo giornalista, ma non è uno 007. Quindi voglio dirvi che questa roba è sotto gli occhi di tutti. Cioè, dobbiamo farci conti con questa Italia. Fusaro. Sì, certamente, quello è uno dei problemi fondamentali dell'Italia, non è il solo. Consideriamo che la tassazione fa parte di ogni paese civile ed è fondamentale. Il problema è che allo stato dell'arte la tassazione è alquanto iniqua in Italia, nella misura in cui grava principalmente sulle classi lavoratrici. Quelli del pubblico impiego si vedono già lo stipendio decurtato in automatico della tassazione. Certo. Grava sui piccoli, diciamo. Sì, grava sui piccoli imprenditori di provincia, i bottegai, i borghesi, laddove invece la grande classe dominante, quella dei signori della finanza, diciamolo apertamente e senza ambagi, è quella che non paga tassazione, senza, quella, senza ambagi, senza esitazione, senza ambagi. Perifrasi. Lo sapevi tu, ambagi? Termine fa il giornalista. Abbastanza italiano, tutto sommato. Scusate se parlo italiano, ecco. No, al di là di questa battuta, c'è una classe che non paga le tasse, che è quella dei signori della finanza, gli speculatori finanziari, che pagano quando va bene il 5%, ma che poi vivono di offshore e di paradisi fiscali. Quella è la classe che deve essere massacrata di tassazioni, di modo da dare ossigeno all'imprenditoria nazionale e alla classe lavoratrice. Bisogna benissimo fare la tassa piatta, il reddito di cittadinanza per far ripartire l'economia locale, a patto però che si recuperino i soldi ipertassando la classe finanziaria, perché altrimenti la tassa piatta e il reddito di cittadinanza, così come sono, rischiano di diventare il primo passo verso la privatizzazione di tutto in assenza della tassazione. Allora, io ci sono forme di elusione che sono consentite dall'Europa e dai paradisi fiscali che certo. Ci sono in Europa, quindi diventa un tema molto più grande. Quando lei ha fatto vedere quel servizio...